In qualche punto del nostro cammino succede che si perde cognizione delle cose importanti della vita, come quei momenti unici che condividiamo con famiglia e amici, il piacere di sedersi a tavola e gustare pasti gustosi e salutari, tenendo cura del proprio benessere. E gli anni d'oro riscopriamo l'importanza di queste cose ed è il momento di godersele. Dolce Vita Retirement Living, 854 Erie Street, Windsor. Heavenly Rest Cemetery, il complesso di imponenti mausolei con varietà di scelta, dove le persone care sono custodite religiosamente fino alla risurrezione. Heavenly Rest Cemetery, fiero patrocinatore di Panorama Italiano. Gennaro Caffè, che bontà! Gentili telespettatori, benvenuti a Panorama Italiano. Nel programma di oggi vi riporto un servizio sul nuovo caffè che ha aperto alcuni mesi fa di fronte alla Sant'Angela Merici. Parliamo di Goccia Caffè, un locale molto molto accogliente, molto ben preparato, che offre caffè, cappuccino, pasterelle e tante altre bevande italiane e anche il gelato durante l'estate. È un'operazione gestita appunto da una famiglia alla quale piace mantenere le tradizioni italiane, sia nella preparazione dei prodotti appunto che offrono ai clienti, come pure nella gestione del locale stesso. Infatti il locale è molto ben preparato, molto accogliente, come ho detto, e molto predisposto in un posto appunto italianissimo, se vogliamo chiamarlo in questo modo, di fronte alla Sant'Angela Merici. E siamo grati veramente ai gestori, ai padroni di questo locale, in quanto hanno riavvivato un posto e un locale dove, diciamo, gli italiani oppure gli amanti di bevande italiane possono gustarsi un ottimo caffè, cappuccino e tant'altro in questa zona di Erie Street. E ovviamente è un buon segnale per una ripresa per Via Italia e speriamo che altre persone possano seguire il loro esempio e aprire nuovi locali in Via Italia e mantenere le nostre tradizioni, specialmente la nostra cultura, in questo posto che è stato appunto la culla della cultura italiana per tanti tanti anni. Inoltre vi riporto delle canzoni ed altro in questo programma quest'oggi, ma prima di passare al programma volevo ricordarvi ancora una volta che il 31 di gennaio prossimo, appunto venerdì prossimo, sarà qui a Windsor Tony Porretta. Ho ricevuto già parecchie chiamate di persone che vogliono incontrarlo. Comunque, se ci sono persone che hanno bisogno del consiglio, del parere e dell'avviso di Tony Porretta in fatto di pensioni, in fatto di arretrati, in fatto di cittadinanza e altri consigli che potete avere, potete benissimo incontrare Tony e sono sicuro che qualora Tony non abbia la risposta per voi, lui la cercherà. Quindi venerdì prossimo, dall'1 alle 4, Tony sarà al Cesario Club per incontrare appunto coloro che hanno bisogno di informazioni o di chiarimenti.
Se avete bisogno di specifiche informazioni per quanto riguarda Tony Porretta, potete benissimo chiamarmi al 980-1351. Volevo poi informarvi, gentili telespettatori, che il 21 di marzo prossimo ci sarà la festa di San Giuseppe, l'annuale festa di San Giuseppe, che è stata fatta per tanti tanti anni dalla congregazione di San Giuseppe. Il giovedì 19 di marzo ci sarà una messa speciale alle 7 di sera. Poi il sabato 21 ci sarà il banchetto. Per informazioni e biglietti potete chiamare Onorio Serra al 991-7308 oppure Mario Balsamo al 250-1567. Ed ora, gentili telespettatori, passiamo al nostro programma.
parole. Unico, every product we carry has a deep tradition behind it. We search far and wide to bring you only quality products. Whether it's an assortment of tomatoes and eggplant or a national collection of olives and roasted peppers, our goal is to give you the ingredients necessary to cook delicious meals that you can be proud of. Unico, bringing real taste home since 1917. Boris Glade Fireplaces, we are specialists in the art of fire. Mancini's Italia Bakery, original family, original recipes, and the tradition continues on. Gentili telespettatori, siamo a Via Italia di fronte alla Sant'Angela. Via Italia, come sapete, è il posto dove ci sono molti negozi italiani e dove la comunità italiana è stata per tanti anni, come è stato dimostrato e stabilito da questo obelisco fatto in onore del dottore Jovanovic. Oggi visitiamo un nuovo locale qui in Via Italia ed è un locale molto molto attraente, molto moderno, Goccia Caffè, un locale che diciamo molto moderno, qualche cosa veramente di differente dagli altri locali, con tutta la fornitura venuta dall'Italia, ed è qualche cosa veramente di da ammirare, diciamo, nella maniera come questo locale è stato, diciamo, preparato. Il locale è molto accogliente, con sedie di legno, con tavolini levicati di legno, diciamo con due sezioni, una sezione diciamo al basso e una sezione più alta, con divani e sedie molto comode per passare delle ore con amici e con altri tavolini e sedie. Come vedete, il locale è molto moderno, molto accogliente e
i macchinari e la fornitura ovviamente è molto moderna. E quest'oggi, gentili telespettatori, ci troviamo qui alla Goccia Caffè per incontrarci con, diciamo, i proprietari di questo locale e quindi avere una conversazione con loro per i vari motivi e gli scopi per cui hanno fatto questo locale, che è veramente una meraviglia e fa onore alla comunità italiana. Gentili telespettatori, come vi ho fatto presente prima nell'introduzione, siamo qui ora nel caffè Goccia Caffè, un locale del tutto differente dai locali che erano stati preparati qui a Deer Street via Italia. E siamo qui con Sean Mariani. Hi. Ciao Sean, come va? I'm okay, thank you. Yeah. Yeah. Ho visto che l'italiano è un pochettino. Yeah. E tu preferisci esprimerti in inglese. Yeah, yeah. Yeah. Mi è stato detto da il mio nome, Luigi Mariano, tuo padre, che tu sei stata la persona che maggiormente si è concentrata nel sviluppare questo locale nella maniera com'è. Partiamo un pochettino dalla base. Come ti è venuto in mente il concetto di fare un bar, un caffè in questo modo? Okay, well, it wasn't just me. I know my dad likes to say that I was the one who maybe designed and created this mainly, but it was a combination of my dad, myself, my mom, and my sister. The whole idea started with my dad of what he wanted to have and kind of what he wanted to, how he wanted it to function. And over the past 9 years or so, I've been able to travel a lot for work, specifically to Italy, multiple times a year, when I worked for Fiat Chrysler. And in doing that, I was able to see lots of different parts of Italy. And then a couple of summers ago, we went as a family for an entire month to Italy in various parts, and we really kind of wanted to see all the different gelaterias and cafes and bars and how they were over there versus, you know, what we're used to over here. And being able to do that, and even in United States and Canada, going all over to different types of cafes and coffee shops kind of gave us some ideas of what we liked and what we didn't like and how we wanted it to function. But we were really inspired by the Italian cafes in Italy, and that was kind of like the basis of how we decided we wanted this to kind of look and function, a combination of a cafe and a gelato place. Che cosa ti ha impresso in più in Italia questi locali? Che cosa ti hanno impresso in più? Qual è stata la caratteristica? One is they, no matter where you went, they all cared deeply about the machine that they were using, how to use the machine, and the coffee they were producing. So they didn't just make a coffee to make a coffee. They made sure that they were having a high quality coffee, a high quality item. Their gelato was always, they always made sure it was, you know, you could tell they cared about how it tasted and how we cared about it as the customers, how we cared it tasted, which is a big deal, right? Sometimes, you know, you go to a lot of coffee joints, and in my opinion, coffee isn't necessarily their number one priority. They have a million different things that they offer, and it's more about volume versus quality. Questo è stato uno dei, diciamo, della qualità, il prodotto, quello è numero uno in qualsiasi locale.
con rispetto dell'aspetto del locale stesso. Qual è stata la caratteristica che più ti ha colpito? I mean from a quality standpoint? On the chairs and tables and walls and equipment and stuff like that. I mean, one is a general style, so the tables and the chairs, you know, we wanted them to look a certain way, but we cared about the quality of the items. Both the machine we bought, you know, we got a Faema right from Italy, and our tables are solid wood with you know, heavy duty legs and supports. All of our equipment is very specifically selected to allow us to try to give the best product we can, and that helps, you know, with our items as well. So our coffee, our desserts, our baked goods, our gelato, everything, you know, you have to start with the high quality items, and that will help you create high quality experience for everybody. Let's go in a specific. For instance, the machine that you got, yep, is what kind of machine is it? Faema. And it comes from Italy. Yep. You choose this kind of machine specifically for your need? Yes. How you came about that? Well, we spoke to people that have had machines. When we were in Italy, we went to the different cafes and we looked at which ones that they had in their facilities. We looked at which ones we felt produced the best coffee. So everywhere we go, if we felt that, hey, that was a really good coffee, what kind of machine did they use? And we continually checked. So in the end, we ended up with about three different machines from Italy that we were looking at. And we went back and forth on reviews, tried to go to other places, even in Michigan and Windsor, that had those types of machines to see how they operated and to see the product that they produced. So it wasn't a quick decision. Everything took time, and you know, we put that time in. What about il macinino? Perché il caffè ci andiamo dopo, ma il caffè dalla macchina del caffè andiamo al macinino, che deve avere delle caratteristiche differenti pure. Come spieghiamo il macinino? The grinder is a burr grinder. There's lots of different burr grinders out there. It's one of the most important machines for making a good quality coffee, just as important as the actual espresso machine. So I have to have a specific characteristic. We do. For me, I wanted to be able to have a per dose delivery. So this machine, it will grind the exact amount for one coffee or two coffees, as opposed to most grinders, they grind an entire bin of coffee, and then you have to extract as much as you need from that bin, and it varies from espresso to espresso. Where this one, it grinds the exact amount every single time, so you dial it in and it's the same. Then you also have to control how fine the grind is and how coarse the grind is and all the characteristics, the humidity in the day, the temperature of the day, everything comes into effect. And the grinder is the one thing that you control every day. You have to change it based on all of the different inputs. And so a very high quality grinder, we went with the Mazur grinder from Italy again, and it has those adjustable concepts that we can use all the time. And un'altra diciamo la parte più importante poi è il caffè. Se non c'è un buon caffè, puoi avere il migliore, sure, attrezzatura, ma non va avanti. Sure. Con il caffè com'è che ti sei regolato? I actually was introduced to the type of bean in California. That was actually the first time that I was introduced to the bean, and then further when we were in Italy, I investigated it more. But our beans come from Italy. They're roasted in Italy, but they come from different parts of the world. So the roastery in Italy gets different beans from either Italy or wherever that they choose, and then they roast them. So we purchase the different roasts
of the beans from them, and we had them imported, and we still have them imported, and then we take those and we make our blend. So the roasting of the bean is extremely important. If you roast it too little, it's not good. If you roast it too much, it's not good. So this is a small family in Italy that's been doing it for a very long time, for generations. They know their beans, they know how to roast, and we really like the bean. And so we order from them, and then we created our own mix. So we mix the different beans together to come up with the mix that we have here. E questo è il prodotto che voi usate. Adesso che abbiamo esaurito un pochettino le parti, diciamo, più importanti, la macchina del caffè, il macinino e il caffè. Per quanto riguarda il locale, abbiamo detto prima che ci sono tavolini e sedie, ma ci sono tante di quelle belle foto, e c'è anche una particolarità, alcune caratteristiche dell'attrezzatura che tu sai. Parliamo un pochettino di queste foto prima. Come sei venuto fuori con questa idea di questa foto, per esempio il Colosseo di Roma, e poi abbiamo questa foto, diciamo, spiegaci un pochettino il concetto dietro queste foto che tu hai messo in questo locale. When I took these photos, I didn't know at the time that we were going to open a cafe, but I like to take photos when I go and travel. So, you know, I've been to Italy quite a bit over the past 9 years, and when I go, I try to take pictures wherever I'm at for memory's sake, for myself, for my family. When we were designing this cafe, and when we started to put the walls up and lay out where everything is going to go, we realized that there was a lot of open white wall space available, and we were kind of discussing what should we put on the walls. You know, we know what other places have done in other areas, but you know, what we could do that was maybe a little bit different. And so you came up with this beautiful over time picture. I came up with the idea that we could use the pictures that we took when we were in Italy, or you know, specifically that I took when I was in Italy, and these are all different places that we visited together. Adesso andiamo a questa, da dove viene questa foto qui, questo vicolo, diciamo? So the one photo right here, as soon as you walk into the right on the top of the stairs, is Sperlonga. Yeah, so that is not the general town of Sperlonga off the beach. The original town is up on top of the hill, I would say. Yeah. And that's where that is. So you can't get there by car, you can only walk. And that's what it looks like everywhere you go in there, and it's beautiful. Vedi che ci sono le scale. E poi abbiamo quell'altro, uno scorcio del Colosseo, con quella, diciamo, come che le chiamavano in Italia, come la chiamavano adesso, quell'ape russa. La macchina there. E quelle botti abbastanza grandi, quella cantina è quella lì. Yeah, so that was when we were in Tuscany, and we stayed there for a little while specifically, but that's at Monte Spertoli, is one of the wineries. We went there, and that's where you see those giant vats of wine. San Gimignano is where the little red vehicle or truck that you see there. You know, further down, when you look at the pathway, the walkway, that's actually at the pier in Napoli. When you come off of the boat, coming from Capri, this is the walkway that you get back into town. Siena is right next to that, the clock tower in Siena, and of course the Leaning Tower of Pisa, right? At the back. And there's other ones around the corner. You have the Ferrari boat. That's right from the Enzo Museum in Modena. So beautiful. L'altra caratteristica poi di questo locale sono appunto queste insegne che tu hai di qui, diciamo, con i vari prodotti. Qual è stata l'idea di farla in questo modo, anziché con lettere, con
insegne digitali, eccetera. Yeah. Come è venuto il concetto di farlo in questo modo? Yeah, so we started putting chalkboards in our house years ago as somewhere we could write messages to our family or to ourselves. And we always liked the look of the chalkboard, and we did see it in a few places here and there, you know, when we would go visit. And so we thought that'd be a great idea to try to incorporate that here, and that's what we did. So the writing is specifically my wife's; it's not mine. I can't write that nicely, so she comes in and she writes it. The nice thing about the chalkboard, it gives it a little bit of a different look, but it's also easy to change. So if you add items or take away items, you can easily change it with a chalkboard. Beh, dopo ricordo pure un pochettino le tavolette su cui scrivevano i romani, vero? Mm-hmm. Scrivevano e scancellavano subito. Yeah. 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 Ma poi vedo che tu sei una caratteristica poi della fornitura con alcuni coolers e altre robe un pochettino differenti. Come è stato il concetto nello scegliere queste attrezzature? Well, again, that was a lot to do with all of us, right? As together we kind of we decided where everything went and what we wanted it to be. And you know, my dad, he wanted a certain cooler and a certain size, and you know, we wanted it to be easily accessible. You know, when we're making a coffee, we put it on this side of the counter instead of the back side of the counter, like most places, because we want to be able to interface and interact with people while we're making the coffee, as opposed to having to turn away from people when we're going to make the coffee. Yeah. And vedo anche che voi qua avete, oltre a un ottimo caffè, ci avete anche una, diciamo, una selezione di pasterelle. Come vi regolate nello scegliere le paste, diciamo, per i clienti che vengono giornalmente qui al locale? Well, to be honest, I don't really want to speak too much about this. This is really my mom's thing to talk about. So we're gonna have your mom to talk about yeah. this. And we're gonna have your mom to talk about another thing that I like over here, I panini. Yeah. Okay. Yeah. So we're gonna have your mom. I can only say that I grew up with really good desserts and sweets and food, and I always encouraged my mom to bring that here and allow others to have it too. In other words, you have been spoiled. That's right. Sean, all these that you guys did over here and you have been involved is fantastic. Thank you. But now tell me one thing. How much was the input of maintaining culture and tradition and doing what you did over here? It was, I would say, a big part of all the decisions we made. So we knew where we were at, we knew what we wanted to do, we know where we're from, and we wanted to express not only our family, right, with the food that we have here and the drinks that we have here, but we wanted to express our culture of where we were from, and you know, I think that's the biggest thing, that you know, we even have a picture of my great grandfather on the wall, right? Mm-hmm. It's the aspect of this place is 100% Italian. From the product, the machinery, everything else. And what is, how important is this location for you, Erie Street over here in Via Italia? Okay, so it's important for our family because this is Little Italy, and you know, we're Italian, we're Italian descendants, you know, my dad was born there. This specific location on Erie Street was a big importance to us because it was, it gave us the ability to help Erie Street, to bring back some of the
some of the Italian culture to Little Italy, to revive Little Italy as much as you know we could, and I think that's a big part of why my dad picked Erie Street and picked this location, and we've you know tried really hard to do that. So the most important thing for you guys is to maintain the culture and tradition over here on Erie Street. Sure, to maintain the culture and to help bring Erie Street back to kind of the way it was when I was growing up. You know, I used to come here all the time as a kid to all the different festivals, and you know, we loved coming here, and you know, we want to see the people back here again. How you put yourself to be across the Sant'Angelo Merici? That's great. I mean, it was an opportunity, and I think it's we're right in the middle of the heart of Erie Street, so it really doesn't get better than that. Yeah, and all of the work that you did in there was one of the reasons that it had been kind of having you to do all 100% Italian, mm-hmm. right? Mm-hmm. Yeah. Yep. Okay, Sean, thank you very much. Thank you. I wish you the best. I hope that your desire to maintain a tradition and culture over here on Erie Street stays for many years to come. Great. You are young, so yeah. You can do it. All right. And then you got Matteo, your son, He's already training for this. Yep. So let's hope that this cafe bar over here, Goccio Cafe, stays over here for many, many years to come. Yeah, hope so. Thank you, Sean. Thank you. Thank you. All right. Ed ora, gentili telespettatori, abbiamo Nancy. Nancy, la mamma di appunto di Sean. E Nancy è stata involta in parecchie, so che è stata involta in tante cose, diciamo, da studente, e quindi hai fatto tutta la tua carriera e adesso sei qua ad Erie Street con Luigi e con Sean cercando di riportare avanti le memorie e ciò che hai imparato da tua mamma e da tua nonna per quanto riguarda i dolci della ciceria. Sì. Tell us a little bit about your input on this cafe bar, Nancy. Well, I think my son and my husband wanted some of my recipes that came from my mother and my grandmother and great-grandmother, actually. And it's a thing that we maintained in our family. To maintain the culture, to maintain the traditional dishes that we do. That was very important to me. I was raised in the kitchen since I was 9 years old, so that's a big part of me is our food, our coffee, the Italian cuisine, very important to me. Yeah. So show us some of the pastry that you do. This is one of my paninis. It's called the Caprese. And it has the fior di latte, mozzarella ball, tomatoes, and basil pesto on a focaccia, and we press it. It's become quite a popular panini here. So what I did was I converted a caprese salad into a panini, and it's like I said, pretty popular. Well, l'ho provato parecchie volte ed è molto buono. Grazie, grazie. E poi c'hai anche delle pasterelle. Sì. And this is some of what we produce here. We fill our own cannolis. Traditionally, the way our part of Italy does it. Lemon amaretti, we've got different biscotti, almond, chocolate chip, anise, we've got different cupcakes. We've got brioche, croissant brioche with the ricotta filling or panna di Nutella. We've got peanut butter balls that we dip ourselves. Ciambellette con vino, cookies for the kids, oatmeal chocolate chip, peanut butter, and we've got mini crostatas that I believed was my input into all of this, and there's more desserts here. So some of it is very representative of the Ciceria area, and some of it also, like the big oatmeal chocolate chip cookies were for my kids when they were growing up, and so I thought the children would love those here.
E l'embriaghella. E l'embriaghella, sì. Capisco pure che avete il gelato durante l'estate, sì. Ma adesso diciamo in inverno non lo usate, vero? Ancora facciamo affogato. So for the affogato we have some reserved gelato that we keep, so because people do ask for affogatos. Other than that, it'll start up again, the gelato, in the spring. We will have a full case going again. Obviously in the winter seasons it's not as popular, yeah. But it's a very good gelato. It's a young man who came from Italy over a year ago. He did this for 10 years in Italy, so he's very skilled at the gelato, and it's natural. It's a very good gelato. Well, Nancy, io ti ringrazio di questa tua presentazione. Grazie. E ti ringrazio per essere in volta con Sean nel mantenere la nostra cultura e le nostre tradizioni. E buona fortuna a te e alla tua famiglia. Grazie mille. And I'm very proud to continue our culture and our heritage here on Via Italia. Thank you to everyone. Thank you. Thank you. Ed ora, gentili telespettatori, abbiamo con noi Luigi Mariani. E in Italia c'era un'usanza che quando si incontravano due persone con lo stesso nome, invece di chiamarsi per nome si chiamavano mio nome. Quindi ogni volta che ci incontriamo con Luigi, invece di chiamarci Luigi, ci chiamiamo mio nome. Mio nome, come va? Mio nome. Andiamo bene, grazie. Auguri per questo locale che è una meraviglia. Grazie. Ma senti, come ti vedi, diciamo, di essere involto in questo, diciamo, in questa operazione dopo tanti anni che hai lavorato in altri modi? Come te la vedi? Racconta ai nostri gentili telespettatori che ti ha spinto maggiormente a fare questa operazione. Era un'idea, era una passione che ci ho avuto l'opportunità da quando ho visto questo posto, ho immaginato una che come la possibilità che poteva essere, e è andato avanti da producere. Yeah. Quindi ho visto che spendi tante ore qua. Sì. E poi c'è tanta gente. Qual è diciamo la cosa, la soddisfazione tua maggiore nel vedere tanta gente da tante parti? Vedo che vengono persone da tanti, anche dagli Stati Uniti, da altri posti. Parlaci un po' di questo. Sì, è stato molto rewarding di avere della gente dall'Europa, anzi dall'Italia, che lavoravano qui a fare un montaggio di linea, e hanno venuto Colorado, Boston parecchi, Ohio parecchi, sempre anche dell'Australia adesso che stavano dicendo. È una soddisfazione da parlarci a different persone anche che hanno l'accento differente, che è molto ottimo da sentire. Yeah, and specialmente qui di fronte alla chiesa della Sant'Angela. Ah, bellissimo. E poi un altro fattore è anche che diciamo è Erie Street, è Via Italia. Quindi sempre è come un punto di riferimento per te, le persone che vengono qua? Sì, è un posto più che altro come una grande famiglia, nel senso che dopo quasi un anno abbiamo raggruppato e ci come una usanza italiana, dove si raggruppano e come posso dire, e diciamo, ognuno dice la sua, nel senso di altro che ci sono dunque nella vita. Yeah. Bene, e dopo questa chiacchierata, diciamo, ed esposizione di questo locale, che è uno dei più belli locali che sta qui
a Windsor per quanto riguarda la comunità italiana. E adesso possiamo farci un buon espresso. Sì. E dopo questa esposizione qua di questo bellissimo locale, ci facciamo un ottimo espresso. Grazie. Salute. Salute. Service quality marquee tile. Formaggi Galati, prodotti genuini al 100%, mozzarella, ricotta, bocconcini, eccetera. I prodotti Galati si possono acquistare in qualsiasi negozio. Volete formaggi genuini per la vostra pizza, lasagna, cannelloni, cheesecake? Potete acquistare i prodotti direttamente al negozio al 921 The Camsi Road West. Fiero patrocinatore di Panorama Italiano. Roma Club di Leamington, con accoglienti ed eleganti sale per ogni occasione. Eventi curati nei minimi dettagli da personale esperto, cucina tipica tradizionale. At the Leamington Roma Club, we want to remember our heritage by building our future. Al Roma Club di Leamington sarete contenti della vostra scelta. Nonna Pizza Pezzi, rustici ed altro a Nonna Pizza al 486 Advanced Boulevard, angolo Patillo e Isiro. La specialità della pizza è la cottura al forno a legna. Paolo Perciballi offre modernissimi forni a legna a fuoco diretto e indiretto per la preparazione di deliziosi piatti e pizze per i vostri ospiti. Paolo Perciballi, l'esperto di forni a legna, all'11624 Tecames Road.
gentili telespettatori, grazie per averci seguito nel nostro programma. Vorrei sentitamente ringraziare Sean, Luigi e Nancy per la loro cortesia nell'avere questo servizio nel loro locale Goccia Caffè. Oltre a ringraziarli, gentili telespettatori, dobbiamo essere riconoscenti a questa famiglia per aver aperto un locale ad Erie Street per mantenere la nostra cultura e tradizione e darci l'opportunità di avere un ottimo caffè con amici in un locale molto molto adatto alle nostre tradizioni italiane. E auguriamo tanto successo a questa famiglia e per curiosità visitate questo locale e sono sicuro che rimarrete molto molto contenti. E ringraziate anche questa famiglia che appunto non solo offre a noi l'opportunità di incontrarci in un così bel locale degno della nostra tradizione, ma anche per mantenere la nostra cultura e le nostre tradizioni in un posto che è stata ed è la culla della cultura italiana qui in Windsor. Ancora grazie Sean, Luigi e Nancy e buona fortuna e ci rivediamo per un caffettiello. Voglio poi ricordarvi, gentili telespettatori, che venerdì prossimo sarà qui a Windsor Tony Purretta. Come sapete Tony è una persona molto molto competente sia in fatto di pensioni e di arretrati, di cittadinanza e tant'altro. Se ci sono persone bisognose appunto in queste materie possono benissimo venire al Cheshire Club venerdì prossimo dalla 1 alle 4 e vedere Tony Purretta a riguardo. Se poi avete delle specifiche domande potete chiamarmi al 519-980-1351 e cercherò di darvi più informazioni a riguardo. Voglio informarvi poi, gentili telespettatori, che il 21 di marzo prossimo ci sarà la festa di San Giuseppe, questo evento annuale organizzato dall'organizzazione di San Giuseppe, e il banchetto appunto sarà il 21 di marzo, il sabato 21 di marzo, mentre il 19 marzo, il giorno di San Giuseppe, ci sarà la messa alle 7 di sera per tutti coloro che vogliono partecipare per quanto riguarda la festa, appunto la Santa Messa, appunto per la festa di San Giuseppe. Poi, come ho detto, il sabato seguente, il 21, ci sarà il banchetto alla Sant'Angela Merici. Per informazioni e biglietti potete chiamare Onofrio Serra al 991-7308 oppure Mario Balsamo al 519-250-1567. Vi ringrazio di avermi seguito e arrivederci alla settimana prossima. Ciao! I'm Henry Iacobelli, owner of Unico and Primo. My personal mission is to never stop growing. Our tomatoes are growing right here in southwestern Ontario. Our pasta is 100% Canadian wheat. If it's not good enough for my family, it's not good enough for Canada. Unico and Primo, from our family to yours. Fred Farm Fresh, la freschezza dei prodotti.
Windsor Building Center ha tutto l'occorrente per i vostri lavori, laterizi e legnami di prima qualità come drywall, insulation ed altro, con servizio a domicilio in tempo e con la massima cura. La famiglia Riolo è lieta di servirvi sempre meglio in tutti i vostri acquisti. Windsor Building Center, Tecumseh e Benwell.